Ieri non ho fatto nessuna ripresa perché, detto in maniera semplice, non mi andava. Non avevo voglia. Ma oggi forse la voglia mettere un'altra volta. Siamo in macchina, siamo per strada, stiamo andando appunto alla discarica a buttare questa roba. In questi giorni, questa settimana direi più che altro, è stata un po' particolare. I creators, comunque la gente che fa cose su YouTube o comunque gli artisti in generale, la chiamerebbero burnout, che è tipo quella sorta di momento in cui il soggetto ha smarrito la via, non sa più cosa vuole, non ha più idee. Nel mio caso diciamo che non è stato proprio un burnout, non mi sento di dire che non avessi idee, più che altro è un discorso personale, molto personale. Ho iniziato a temere per la soddisfazione di chi eventualmente poi i video li guardava. Mi preoccupavo molto dell'opinione delle persone che poi andavano a vedere i video. E per qualche ragione tendevo a pensare che alla gente non potesse interessare più di tanto, che magari fosse per loro una perdita di tempo seguire quei micro video. Sono probabilmente di base una persona pessimista, ma tendo molto spesso a andare oltre quel pessimismo. E ho sempre smesso di fare cose perché, un po' perché mi annoiavo, ma soprattutto perché perdevo la voglia, ma quel perdere la voglia era direttamente collegato ad altri. Quindi è come se io costantemente traessi soddisfazione nell'accontentare gli altri e non nell'accontentare me stesso. E quindi finisce che vado in questa sorta di blackout totale in cui mi perdo e non so più cosa fare. Oltretutto poi questa cosa va a influenzare le persone che mi sono attorno, perché influenza me direttamente e poi indirettamente le persone che mi sono attorno. Una situazione, diciamo, ingestibile. Poi tendo a fare cose piuttosto egoistiche, a starmene per le mie, a fare cose mie, a non parlare a nessuno, a evitare contatti. Comunque, questa cosa dei video non mi pesava particolarmente. Una cosa che mi ha iniziato a pesare molto è stata questa continua ricerca del successo. Ho anche questo problema, che è un po' un paradosso, perché poco fa ho detto che dovrei concentrarmi più su me stesso, di soddisfare me stesso che gli altri, perché se no ne risente il prodotto di per sé, o comunque il risultato di quello che faccio. Però adesso invece quello che vi andrò a dire parrebbe quantomeno strano, perché se da un lato so cosa dovrei fare, quindi focalizzarmi su me stesso, e so quello che non dovrei fare cose che non mi soddisfino, praticamente va a finire che mi focalizzo su delle cose nella quale non dovrei focalizzarmi. Ad esempio, gli iscritti al canale. Ho questo problema con il dover raggiungere degli obiettivi nel minor tempo possibile e possibilmente anche col minor dispendio di energia possibile. Quindi, secondo la mia testa malata, io faccio un buon lavoro, il buon lavoro mi necessita energia e tempo e quindi di conseguenza devo per forza ottenere un risultato positivo entro un breve periodo di tempo. Questo è come ragiona la mia mente malata. E questo ha anche influito sul mio stato d'animo. Il vedere una crescita praticamente veramente minima degli iscritti dopo aver smesso di sponsorizzare i video mi ha colpito dentro. E non è la prima volta che succede, perché non è il primo canale che cerco di spingere tramite le sponsorizzazioni. Forse il motivo per la quale in quel canale ho fallito, c'è anche questo, il fatto di non riuscire ad accettare che i risultati non li ottieni col talento, mi verrebbe da dire. Mentre a pensare che per appunto raggiungere questo successo non serva semplicemente il talento, ma qualcos'altro. E quel qualcos'altro io non l'ho mai ricercato, non l'ho mai capito, non l'ho mai compreso e tuttora faccio fatica ad acchiapparlo. E questo tutt'altro è sicuramente l'impegno. È sicuramente l'impegno che ci metti nelle cose, è sicuramente la tua dedizione, la tua risolutezza. Io sono un tipo che si arrende molto facilmente, come dicevo poco fa, secondo il mio modo sbagliato di ragionare, io devo ottenere le cose subito, senza sprechi di tempo, perché mi impegno. Però significa semplicemente che non mi sono impegnato abbastanza, o che non mi sono impegnato per il giusto lasso di tempo. E questo praticamente quello che ho, la conclusione a cui sono raggiunto in questi ultimi giorni, di questa settimana, che ho passato praticamente a guardare, a fare niente, a streamare League of Legends, quel gioco è una merda, evitatelo, e a guardare Hunter x Hunter. Quello invece fatelo, guardate anche voi Hunter x Hunter, perché ne vale troppo la pena. La decisione del fare un video al giorno purtroppo l'ho infranta con questa settimana di pausa che mi sono preso, però sono arrivato ad una conclusione, che è quella del faccio quello che mi pare, davvero quello che mi pare, se tu fuori sto parlando, grazie, quando mi pare, come mi pare.
senza impormi delle inutili condizioni. A mente fredda posso dire che sono delle condizioni inutili, in quanto mi hanno alla fin fine portato al fallimento. Però a quel tempo io ero convinto che impormi una regola mi avrebbe aiutato nella crescita, e in parte l'ha fatto. Come dicevo inizialmente, sono una persona che si stanca molto spesso delle cose che fa, non riesce a seguire un suo obiettivo costantemente. Quindi il fatto che ci sia riuscito per 20 giorni o forse poco più, la cosa comunque mi ha sicuramente aiutato e mi ha fatto imparare qualcosa, ecco. Tutto questo viaggio, tra virgolette, mi ha portato a comprendere queste cose, quindi è comunque qualcosa di positivo. E da oggi in poi caricherò video quando voglio, come voglio, la lunghezza la scelgo io, non voi, non l'avete mai scelto voi, non so perché sto dando la colpa di cose così a caso. Questo dovrebbe portarmi a non stancarmi, a non perdere di vista i miei obiettivi, ma con la consapevolezza che il risultato di per sé, quell'obiettivo di per sé, non vale quanto quello che imparo durante il percorso della strada verso lo stesso. Era figa sta frase, perché devi parlare, mi devi interrompere, non lo so. Vabbè, comunque sì, adesso andiamo alla discarica, vi faccio vedere un po' la discarica. Praticamente la discarica è grande, sono questi edifici immensi, dove viene raccolta tutta la spazzatura, ovviamente divisa per 400 metri. Appunto vengono raccolte tutta la roba che poi andrà o riciclata o bruciata. Questa qui è la zona dove non si ricicla la roba, si brucia. Questa piattaforma è una grossa bilancia, lo prendo il peso di complessivo dell'auto e poi appena andiamo a buttare la roba, in base a quanti chili di roba abbiamo buttato, c'è da pagare una piccola tassa. Tipo se si va su, se non ricordo male, dovrebbe essere gratis fino a 100 kg. Poi una volta che li superi, credo sia 100 yen 100 kg ogni 100 kg. Adesso noi andremo a posizionarci qua nel numero 4, come indicatoci da loro. Ci sono queste grandi porte che sono collegate ovviamente a quello che c'è là sotto. Lì c'è una fossa molto molto grande con tutta la roba che poi la gente va a buttare. Non penso di poterla filmare sta cosa, qualcosina forse lo so vedere. Stessa identica cosa, quindi retromarcia al numero 1. Abbiamo fame, quindi andiamo a mangiare qua. Nippori, ristorante Nippori, che è aperto fino alle 2. È una casa. Sì, non è insolito trovare questi negozi costruiti al primo piano di una casa. Qui ci vivono queste persone. Salve, sono risolto. Benvenuti nella mia nuova casa. No, non è nuova casa. Siamo, mi ricordo qualcosa di simile alle trattorie. Adesso abbiamo ordinato, aspettiamo che ci arrivi da mangiare. Il rumore che sentite è il fumo che esce dalla piastra incandescente una volta che lo staff serve i clienti aggiungendo della salsa, credo sulla carne. Pensavamo che mettessero la salsa in questo momento, quindi abbiamo aspettato che ci portasse il piatto con la salsa per fare tutto lo spettacolo, però a quanto pare non c'è nessuno spettacolo, non ci ha fatto loro. Qui c'era una zuppa di mais buona, una piccola insalatina, del riso bianco e un hamburger occidentale.